Buongiorno a tutti, oggi preparo dei panini per le feste, un'altra ricetta buona. Sono dei panini fatti con la frutta secca e le olive. Mi occorre 600 g di farina zero setacciata, 300 ml di acqua, 5 g di lievito secco, 5 g di sale, un cucchiaino di zucchero, 50 g di noci e 50 g di mandorle, 30 ml di olio, 100 g di olive verdi schiacciate, un cucchiaio di curcuma e un cucchiaio di zenzero. Iniziamo la preparazione. Sciolgo il lievito con un cucchiaio di zucchero e l'acqua. Inizio ad impastare con la planetaria nella quale c'è la farina. Aggiungo le mandorle e le noci tritate in questo modo. Aggiungo le olive, metto un pizzico di curcuma, un pizzico di zenzero e inizio a mescolare. A questo punto inizio a mettere il lievito, metto l'acqua e l'olio. Ora impasto tutto. A questo punto aggiungo il sale. L'impasto è pronto. Lavoro l'impasto sulla spianatoia. Ora lo faccio lievitare fino al raddoppio del volume. Raddoppiato di volume, metto della semola sulla spianatoia. Verso l'impasto. Metto della semola anche sopra e lo stendo con le dita, in questo modo. Una volta steso in questo modo, inizio a fare i panini. Taglio dei pezzi. Facciamo dei panetti di circa 50 grammi. E facciamo in questo modo. Chiudiamo. E pirliamo. E mettiamo in teglia. Lascio lievitare fino al raddoppio del volume, coperti, raddoppiati di volume. Li vado ad infornare in forno caldo e statico a 200 per 20 minuti. Una volta cotti sono pronti da gustare. Vi faccio vedere come sono venuti. Morbidi dentro e croccanti fuori. Grazie della visione, alla prossima. Iscrivetevi al canale, condividete e mettete mi piace.